Ciao, sono la dottoressa Giulia Pantalone e oggi voglio darti la ricetta per realizzare a casa un'ottima crema balsamica ad azione purificante, antisettica e rinfrescante da applicare sul torace, polsi e gola per liberare le vie respiratorie. Allora ti occorrono 30 g di acqua, 15 g di cera d'api, 55 g di olio di calendula, 20 g di burro di karité, 10 gocce di olio essenziale di eucalipto e 8 gocce di olio essenziale di timo. Allora, innanzitutto devi porre a scaldare a bagnomaria l'olio di calendula con la cera d'api e il burro di karité, fino a quando questi due ingredienti non sono completamente disciolti. A questo punto puoi togliere il contenitore dal bagnomaria a caldo e iniziare a frullare, spostare il contenitore in un bagnomaria a freddo e continuare a frullare sino a quando il composto non risulta denso. Dopodiché puoi procedere all'aggiunta dell'acqua e continuare a frullare ed infine aggiungere l'olio essenziale di timo e di eucalipto, facendo in modo che il composto risulti ben amalgamato. A questo punto il composto è pronto e può essere riposto in un contenitore con chiusura ermetica che puoi tranquillamente conservare per qualche settimana. Prima di procedere però all'utilizzo della crema ti consiglio di verificare che questa non possa provocare eventuali reazioni allergiche, quindi basta applicarne una piccola quantità sul polso, spalmarla bene e se dopo qualche ora non riscontri alcun problema puoi procedere all'utilizzo della crema. Ti ringrazio per l'ascolto e se ti è piaciuto questo video seguimi sul canale YouTube. Farmacia Di Nardo, ci sta a cuore il tuo benessere.